Don't mess with Texas. È uno slogan molto popolare in Texas che sintetizza bene le due anime di questo stato. È stato lo slogan di una famosissima campagna che invitava le persone a non spargere rifiuti, sporcizia in Texas, a rispettare il Texas. Don't mess with Texas vuol dire non mettere in disordine. La campagna era accompagnata da una canzone di Willie Nelson, leggendario cantante country molto di sinistra, pensate, texano. Don't mess with Texas è anche uno slogan che significa non rompere le scatole al Texas, non metterti in mezzo. È uno slogan anche un po' minaccioso, bellicoso, come siamo abituati a pensare siano i texani. Avrete capito a questo punto che in questo video parliamo di Texas, e cioè parliamo di quello che oggi è sicuramente il posto più importante e interessante degli Stati Uniti. The Lakers, now the playoff. The opening of baseball season. Unmistakable evidence. International Human Genome Project. Your commitment. Everybody knows it. Hey, lots of luck in your senior year. Martin Luther King. Ciao e benvenuti a questo video in cui parliamo di uno stato del quale, se seguite il mio lavoro, se avete letto qualcuno dei miei libri, se avete ascoltato il mio podcast da costa a costa, insomma, sapete probabilmente che sono sempre qui a parlare di Texas. Perché? La prima cosa che voglio dirvi non è perché io sia ossessionato dal Texas, cosa che comunque sono abbastanza, ma è perché in Texas negli ultimi 20 anni è effettivamente successo qualcosa di straordinario e sono usciti in questi 20 anni una quantità infinita di libri, di articoli, di approfondimenti, di inchieste, di podcast che raccontano questa gigantesca trasformazione del Texas e perché è così importante. Ma non voglio dirvi dovete credere che il Texas è effettivamente oggi questa cosa perché lo dicono i giornalisti. Guardiamo alla realtà, guardiamo ai dati. Il Texas aveva 20 milioni di abitanti soltanto nel 2000, oggi ne ha 30 milioni, un aumento del 30% in poco più di 20 anni, un aumento quindi pazzesco, che ha visto le città allargarsi moltissimo. Alcune città si sono allargate al punto, per tutte queste persone che sono arrivate, tra poco ne parliamo, che sono arrivate a lambire altre città, che di fatto si sono fuse con altre città, ma non perché lo abbiano scelto con un decreto, perché oggi sono la stessa cosa. È il caso di Dallas e di Fort Worth, è il caso sempre di più anche di Austin e di San Antonio, due città che sono separate da circa 100 chilometri, oggi quei 100 chilometri sono così piene di case, di negozi, di attività umane, che di fatto sono diventate un'unica città. Il Texas è lo stato che è cresciuto di più negli ultimi 20 anni, quindi, sia in senso economico che soprattutto in senso di popolazione, di persone che sono andate in Texas, che hanno scelto di trasferirsi in Texas. Perché? Cosa ci hanno trovato queste persone di speciale in Texas e cosa hanno portato in Texas trasferendosi lì? Iniziamo un piccolo viaggio appunto in Texas, nelle ragioni che lo rendono un posto così interessante, nelle cose più importanti di questo stato, partendo da una premessa, e cioè il fatto che il Texas oggi abbia questa posizione così importante anche come punto di osservazione sull'America non vuol dire minimamente che il Texas sia uno stato perfetto, a parte che non esistono i posti perfetti, ma uno stato che sia necessariamente un modello, uno stato da cui imparare. Io vi racconto una storia per come è accaduta. Un sacco di persone sono andate in Texas negli ultimi 20 anni, lo hanno fatto perché lì evidentemente hanno trovato qualcosa che cercavano. Che cosa? Se vogliamo parlare del ruolo, del peso che ha il Texas in America, un buon punto da cui partire sono le dimensioni. Un po' perché il Texas è uno stato che anche come stazza è significativo. È lo stato più grande d'America dopo l'Alaska, è grande il doppio della Germania, ha 3 fusi orari, ha qualcosa come 700 aeroporti, 10 regioni climatiche diverse, è un posto molto molto grande e i texani sono ossessionati dalle dimensioni del loro stato, dalla forma del loro stato. In Texas è possibile comprare praticamente qualsiasi cosa fatta a forma di Texas, le persone si tatuano addosso la forma del Texas, i waffle a colazione vengono fatti a forma di Texas, tutto è a forma di Texas, la biblioteca dell'università, se si guarda dall'alto, della University of Texas, è fatta a forma di Texas. Le dimensioni, la grandezza di questo stato sono anche culturali. Ai texani piace fare le cose in grande, si dice che everything is bigger in Texas, tutto è più grande in Texas. Le case sono più grandi in Texas, le macchine,
Ci sono incroci sopraelevati che sono alti quanto palazzi di 5 piani. A me è capitato di andare in Texas a noleggiare un SUV e pensare, caspita, questa è la macchina più grande che abbia mai guidato, e poi essere perennemente il più piccolo per strada. In Texas circolano dei pick-up con 6 ruote, delle robe per cui penso che per salirci ci vogliono le scale. In generale, il texano si identifica molto nel suo stato, anche perché quello stato è così grande, e in questo traduce e interpreta una sorta di megalomania propria e dei texani e della comunità di cui fa parte. I texani sono convinti di essere i migliori, i più fighi, sempre, e questo li rende ovviamente megalomani, in certi casi pericolosi, in certi altri un po' ridicoli, ma la cosa che a noi interessa, a noi che li guardiamo da fuori, è come il fatto che loro credano veramente a tutto questo li rende capaci di fare a volte effettivamente delle cose incredibili, gli altri non avrebbero nemmeno osato a farle perché non pensavano di essere effettivamente così fighi come pensano di essere i texani, altre volte delle catastrofi inenarrabili, ma tra poco ci arriviamo. È il caso di partire dalle dimensioni, perché il fascino del Texas ha anche a che fare col fascino del suo paesaggio. Il Texas è un posto che sul piano naturalistico, come molta parte tra l'altro degli Stati Uniti, soprattutto dalla parte centrale verso ovest, è meraviglioso. Il deserto che cambia forma e colori tantissime volte da una parte all'altra dello stato, ci sono le paludi, c'è un parco nazionale bellissimo, il Parco Nazionale Big Bend, è un posto in cui ci si sente come sovrastati dalla natura. Hai questo cielo a perdita d'occhio, in ogni momento tu possa alzare la testa senza avere la visuale confinata dagli edifici, dal paesaggio urbano, anche nelle grandi città, anche nelle città che sono delle selve di grattacieli. Comunque hai una sensazione di grandezza, di ariosità, e che piano piano uno si accorge, comincia a cambiare il tuo rapporto con l'esterno quando sei in Texas. Ti abitui a questo paesaggio sconfinato e in qualche modo quella grandezza diventa anche un po' la tua grandezza. Se questa cosa capita a molte persone che visitano il Texas, pensate a generazioni di texani cosa possa aver fatto per la loro megalomania. Poi certo, i texani sono molto orgogliosi di essere texani anche per la loro storia, oltre che per la loro economia, per la loro stazza. Il Texas è stato un posto dominato innanzitutto dagli spagnoli. Furono gli spagnoli i primi europei ad arrivare in Texas. Poi diventò un pezzo del Messico, ottenne combattendo la sua indipendenza dai messicani e appunto diventò uno stato indipendente. Il Texas, insomma, esiste in modo indipendente da quello che accadde poi agli Stati Uniti d'America. Nacque la Repubblica del Texas, che scelse volontariamente, dopo una decina d'anni, di aderire all'Unione. Ma non è il Texas uno stato creato, riconosciuto dagli altri stati dell'Unione. Sono loro che hanno scelto di entrare. Questa storia viene raccontata anche nelle scuole moltissimo, con tutto un surplus di orgoglio nazionale, di leggende, di mito. Ha creato un carattere nazionale texano che oggi è molto autosufficiente, che si sente molto autosufficiente. Il fatto che questo stato si fosse appunto conquistato l'indipendenza da solo, che sia così lontano da Washington e che lo fosse all'epoca dalla capitale, che sia uno stato grandissimo e quindi, per quanto molto popolato, comunque uno stato molto poco densamente popolato, in cui le persone stanno da sole, stavano molto da sole, in cui la percezione della presenza dello Stato quasi non c'era e in cui quindi, se volevi proteggerti o far valere dei tuoi diritti, dovevi farcela da solo. Ecco, tutto questo ha creato un'immagine culturale in cui poi molti texani si identificano, di chi se la sa cavare da solo, di chi sa prendersi le proprie responsabilità, di chi non ha bisogno che qualcuno, che lo Stato gli dia una mano. Per questo ancora oggi i texani vivono questo rapporto così conflittuale col governo, con l'autorità, e questo si traduce anche in alcune misure poi politiche concrete. Per esempio, in Texas se compri un pezzo di terra puoi farne quello che vuoi. Non è scontato che sia così, perché anche in Europa, ma così come accade in molte città americane, puoi comprare un pezzo di terra ma puoi farne quello che è previsto dal piano regolatore. In Texas no, c'è un imprenditore che ha trasferito la sua azienda che manda satelliti nello spazio dalla California al Texas, e mentre in California ha dovuto scegliere l'area in una zona molto circoscritta, compilare una montagna di carte, in Texas ha comprato un pezzo di terra e ci fa partire i razzi. Immaginate se il vostro vicino di casa domani a un certo punto comincia a far partire i satelliti verso lo spazio.
noi sicuramente faremo ricorso al TAR. Ecco, in Texas questi ricorsi finiscono sempre per fallire, perché in Texas se una cosa è tua puoi farne quello che vuoi. Altra misura di policy interessante, in Texas non esiste la tassa sul reddito. La tassa sul reddito è zero. E questo fa sì che in Texas i servizi pubblici siano molto scadenti. Non è un posto che abbia servizi sanitari, servizi per le persone più povere, servizi per le persone con disabilità che siano all'altezza dei migliori standard americani. Però appunto un posto in cui le tasse sul reddito sono zero è un posto in cui è molto facile creare un'impresa, è molto facile trovare lavoro, è molto facile guadagnare bene anche se non si fa un lavoro particolarmente prestigioso, importante o raro. Occhio, questo non vuol dire che i texani siano libertari, cioè che respingono lo Stato e l'autorità anche per esempio nella sua forma delle forze dell'ordine, della giustizia. Anzi, il sistema penale, il sistema giudiziario texano è durissimo, c'è questa idea appunto forte della responsabilità individuale per cui tutti devono cavarsela da soli, se sbagli però paghi e la paghi anche molto duramente. È una strategia che non ha pagato in questi anni, nel senso che il Texas non è uno stato necessariamente più sicuro di altri che invece hanno norme o sistemi penali che sono più morbidi o comunque che non usano soltanto la leva punitiva come deterrente perché le persone non commettano dei reati. È un'altra catastrofe che ha portato questa convinzione dei texani di poter essere autosufficienti. L'abbiamo avuto sotto gli occhi pochi anni fa, forse ricordate, era il 2021, inverno del 2021, e i texani a causa di una massiccia ondata di freddo finirono per perdere l'accesso all'energia elettrica per giorni e quindi non potersi scaldare, morirono decine di persone per via del freddo, la rete elettrica andò completamente in tilt perché il Texas ha una propria rete elettrica scollegata completamente dalla rete americana. Negli altri stati, quando c'è un problema dovuto anche al maltempo, subentra la rete federale. In Texas no, e i texani restarono al buio e al freddo per giorni in una situazione che diventò rapidamente molto grave, drammatica. Eppure un sacco di persone, dicevamo, vogliono andare in Texas, sono andate in Texas, vanno ancora in Texas. Il perché, oltre a questi aspetti culturali che tra poco vedremo come si sono evoluti nel tempo, ha a che fare con la forza della sua economia. Ora, se pensiamo al Texas, anche se non siete mai stati in Texas, la prima cosa che vi viene in mente, sono sicuro, potrebbe essere o un pozzo di petrolio, il Texas è il posto dei grandi petrolieri, oppure i cowboy, perché il Texas è anche il luogo dell'industria del bestiame. Sono vere entrambe queste cose? Queste industrie esistono ancora in Texas, contano moltissimo. Ci sono città che sono state costruite interamente grazie ai soldi del petrolio, per esempio Houston o Galveston o tutta la zona del Golfo del Messico. Il petrolio ha portato una enorme ricchezza al Texas che è stato, da quando lo ha scoperto il petrolio all'inizio del Novecento, a lungo il principale produttore di petrolio al mondo, benché fosse nemmeno una nazione indipendente. E tutta la ricchezza creata dal petrolio ha creato anche altri settori. C'è un settore medico-sanitario fortissimo, ricerca scientifica e ricerca sui farmaci all'avanguardia nel mondo. C'è un settore bancario, delle assicurazioni vastissimo. Il settore immobiliare, naturalmente. E poi appunto il bestiame. C'è una cultura, oltre che un'industria, attorno all'allevamento di capi di bestiame. Il Texas è ancora oggi lo stato americano con più allevamenti, con più fattorie e quello che guadagna di più da questo settore. Se andate in giro in Texas per le zone rurali, li vedete i cowboy, queste persone a cavallo che governano le mandrie, che fanno pascolare i bisonti, i bufali, le mucche, i tori. È un'industria importantissima per il Texas. La cosa significativa però di questo stato non è tanto avere tante risorse naturali, perché non è mica l'unico posto nel mondo, ma nemmeno d'America, con molte risorse naturali, e nemmeno il bestiame di per sé. La cosa significativa è che nonostante questi due grossissimi settori, il Texas nel corso del tempo ha continuato a inventarsi cose, ha continuato a essere rilevante sul piano economico anche per le biotecnologie, le energie rinnovabili, l'energia eolica, l'energia solare oggi è molto importante in Texas, le università sono molto importanti oggi in Texas e attraggono un sacco di persone. E poi lo spazio, perché c'è la NASA, e poi la tecnologia, perché c'è una specie di seconda Silicon Valley attorno a Austin. Oggi il petrolio in Texas ogni anno che passa conta di meno, pesa di meno, eppure l'economia texana si allarga e si allarga e si allarga. Anche perché tutte queste persone che arrivano da fuori e arrivano cercando lavoro, cercando un lavoro che ti porti a pagare meno tasse, cercando spazio, cercando una casa che costi di meno di quanto costa in California, ecco, tutte queste persone sono spesso persone laureate, persone che possono avere accesso a un posto di lavoro qualificato.
persone che quindi rafforzano quel settore terziario, gli uffici, insomma, che oggi è un terzo pilastro dell'economia texana e che appunto contribuisce ad attrarre persone da ogni parte del paese e del mondo. Se un pezzo di persone che arrivano in Texas e che sono arrivate in questi anni in Texas sono appunto persone professionisti in cerca di un lavoro qualificato, la loro presenza in Texas, il loro arrivo, ha creato nel tempo le condizioni perché nascessero opportunità di lavoro anche per chiunque altro, e cioè queste persone, questi laureati che vanno a lavorare in una qualche grande azienda di Dallas, poi avranno bisogno ovviamente di fare la spesa al supermercato, andranno al ristorante, andranno in palestra, avranno bisogno del veterinario, insomma creano la domanda perché arrivi una nuova offerta di servizi e quindi arrivino opportunità per chiunque, a prescindere dal titolo di studio, dalla qualifica. Il Texas è anche uno stato di confine, è lo stato del confine, ci sono anche altri stati che hanno un pezzo di confine col Messico, la California, l'Arizona, ma il Texas ha di gran lunga la porzione più grande di confine ed è per moltissime persone la porta d'ingresso verso l'America, in modo regolare o in modo irregolare. Tutto questo nel corso dei decenni e dei decenni e dei decenni ha fatto sì che soprattutto la parte meridionale del Texas diventasse molto latina e che in generale il Texas sia uno stato con una grande diversità etnica. Noi lo pensiamo come uno stato bianco, forse lo stato bianco per eccellenza, ma in realtà oggi il Texas è uno dei più diversi sul piano etnico. Alcuni posti del Texas, per esempio Houston, sono in assoluto i più diversi del paese. Queste persone di origini latine sono state a lungo molto discriminate e trattate come dei texani di serie B, e ancora capita, c'è ancora molta disparità tra i bianchi e i latini. Ma è una disparità che si sta riducendo e si sta riducendo alla velocità della luce. Oggi non è più affatto raro che la persona più ricca della città sia latina, che i manager, i dirigenti, i sindaci possano essere latini. I politici eletti dai texani del sud sono quasi sempre di origini latine. Insomma, è una popolazione che conta sempre di più. E questa popolazione, così variegata, così diversa, così non texana, da una parte quando arriva in Texas poi tende a diventare texana. I texani sono in questo molto accoglienti, non sono nativisti. Dall'altra parte cambia quello che vuol dire essere texani, perché se arrivi da New York o da Milano in Texas con i tuoi valori, quei valori lì un po' te li porterai dietro. E quindi oggi il Texas è sempre meno lo stato dei bifolchi ultraconservatori, super fascisti di destra che siamo abituati a pensare quando pensiamo al Texas. Oggi il Texas è uno stato in cui tutte le grandi città sono governate dai democratici, in cui anche le città più piccole che stanno attorno alle città più grandi sono governate dai democratici, un posto in cui Obama perse le elezioni presidenziali con oltre 10 punti di scarto, un posto in cui Hillary Clinton perse con 8 punti di scarto, in cui Biden perse nel 2020 con 5 punti di scarto, un posto insomma in cui i democratici pensano, sperano di essere pronti al sorpasso, di essere pronti a battere i repubblicani, cosa che cambierebbe radicalmente la geografia politica americana. Tutti questi cambiamenti hanno portato a una dura radicalizzazione politica, perché i repubblicani sentono, vedono che il potere gli sta venendo tolto dalle mani. I democratici sono molto all'attacco, stanno molto avanzando, ma i repubblicani hanno scelto di affrontare questa sfida rilanciando e quindi mostrandosi ancora più radicali. Un esempio è la recente legge particolarmente repressiva sul diritto delle donne ad abortire, a interrompere una gravidanza, ma ci sono molte altre leggi texane assurde per quanto sono estreme, che a volte vengono approvate proprio in quanto assurde, per dimostrare siamo ancora noi che governiamo il Texas, non è vera questa storia che il Texas sta cambiando. Eppure il Texas sta cambiando e come? E la mia sensazione è che quando questa classe dirigente così radicale e che interpreta la politica in questo modo perché non ne conosce altri, dovesse subire una qualche sconfitta, che prima o poi statisticamente arriverà, a quel punto potremmo vedere molte cose rimescolarsi anche a livello nazionale, nel senso che se il Texas passa con i democratici, i repubblicani dovranno davvero inventarsi qualcosa per eleggere un presidente. Alla luce di tutto questo, oggi il Texas non è soltanto il posto più importante d'America perché ha questa grande influenza e perché tutte le persone che attira fanno sì, per esempio, che il Texas elegga sempre più deputati, conti sempre di più alle presidenziali, ma anche perché questo cambiamento è diventato un pezzo della cultura del Texas, insieme a quella grossa conservazione dei riti, delle tradizioni, dello status quo di cui vi parlavo prima. Questo mix tra conservazione e cambiamento, questo Texas rurale, questa storia del Texas così ingombrante, questi nuovi texani messi insieme
fanno sì che il Texas sia anche oggi una sorta di America in miniatura. E ci sono un sacco di altre cose di cui non vi ho parlato in questo video, adesso ve le elenco soltanto brevemente perché ognuna di queste potrebbe essere tema di un prossimo video in futuro, che arricchiscono questa cultura, che la condiscono, che la rendono così attrattiva nonostante sia spigolosa. La cucina texana, la cucina Tex-Mex, il barbecue, i Dallas Cowboys e il rapporto pazzesco che i texani hanno col football americano. I presidenti texani ce ne sono stati di notevolissimi. Lyndon Johnson è il presidente a cui si deve il più grande investimento sul welfare, sulle misure che ha soccorso degli americani più deboli della storia americana novecentesca, i programmi sanitari Medicare e Medicaid, la legge sui diritti civili fatta dopo le grandi proteste del movimento guidato da Martin Luther King. Bachis, la catena di autogrill più incredibile del pianeta, con gli autogrill più grandi del pianeta, ovviamente texana. Beyoncé è texana, molto orgogliosa di esserlo. Gli stivali texani, i Longhorns, quegli animali con le corna, così, insomma, ci sono un sacco di altri elementi della cultura texana che rendono questo posto anche facile da raccontare, come vedete, molto riconoscibile, affascinante e sorprendente. Alla luce di tutto questo uno si aspetta che i texani siano appunto comunque un po' burberi, ed è vero che possono esserlo. Ma sapete qual è il motto del Texas? Il motto nazionale, quello ufficiale. Uno potrebbe pensare qui qualcosa tipo, non so, duri e puri, qualcosa di molto pugnace, no? Qualcosa di bellicoso. E invece il motto del Texas è friendship, amicizia. Perché i texani hanno un'altra cosa, insospettabile, ma te ne accorgi subito appena arrivi. Sono delle persone di una gentilezza straordinaria, che hanno imparato ovviamente, lo fanno un po' per indole, un po' perché in Texas ci si comporta così. Don't mess with Texas vuol dire anche questo. Io potrei parlare un altro quarto d'ora, ma facciamo che mi conservo un po' di materiale per i prossimi 78 video sul Texas. Se però non volete che faccia 78 video consecutivi sul Texas, facciamo così. Nei commenti a questo video, intanto ditemi se questo video vi è sembrato interessante e utile, ma vorreste sentir parlare di qualche altro stato americano di cui ci siano così tante cose da dire? Avete delle idee? Avete delle proposte? Fatele nei commenti, perché magari questo sarà il primo di una serie di video sugli stati americani più interessanti. Iscrivetevi al canale se questo video vi è piaciuto, andate a guardare anche quelli vecchi, perché ormai ce ne sono parecchi e non sono invecchiati, sono vecchi ma sono ancora perfettamente attuali. Alla prossima, ciao!